siamoindiretta.com per moltiplicare i presenti, per farsi ascoltare ovunque. Servizio di diretta streaming e podcasting di vivaradio.it a cura della testata giornalistica euroregionenews.eu. Grazie. Grazie al presidente Pezzarini, buonasera a tutti. Beh, ha anticipato già tutti i temi, per l'appunto la conoscenza che cercheremo di fare delle eccellenze enogastronomiche oggi con questi valenti ospiti. E allora, beh, forse sta a me proprio presentarveli per dirvi un po' di che cosa si parlerà oggi. Allora, Sergio Simeone appunto prenderà fra un attimo la parola. Lui è il direttore dell'Istituto per la ricerca sulle tecniche educative e formative ed è il papà, diciamo così, dell'osservatorio sulla valorizzazione dei prodotti agroalimentari del Friuli Venezia Giulia. Ci ha fatto un lavoro di ricerca molto importante e quindi ci racconterà un po' le indagini fatte sulle abitudini dei consumatori e sull'offerta anche della ristorazione, perché questi sono prodotti conosciuti per certi aspetti e utilizzati, però forse, se non sbaglio Sergio, più a livello casalingo per il momento, a livello domestico, insomma, in qualche maniera. Maria Parpinelle è la ricercatrice del Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche dell'Università di Udine, che ha condotto la parte di, con lei impareremo, diciamo, la qualità delle pietanze tradizionali dal punto di vista appunto organolettico, nutrizionale, perché ha fatto queste analisi, questo studio, e scopriremo magari che insomma un buon frico accompagnato da un piatto di insalata può essere più sano se nelle giuste dosi, nelle giuste proporzioni, che non certi pessimi panini che magari ci mangiamo in piedi, in velocità nei bar. Non sarà con noi il professor Lanfranco Conte, e entreremo, come detto, un po' nella storia di queste ricette. Ci accompagneranno in questo viaggio Germano Pontoni, che è il presidente dell'Unione Cuochi del Friuli Venezia Giulia, e Giovanni Fabbro, presidente dell'Unione Cuochi invece della provincia di Pordenone, due grandi chef che sono anche trasmettitori, direi, di conoscenza, perché fanno educazione alimentare nelle scuole, perché hanno anche un gran vissuto da raccontare, e magari li stimoleremo su qualche aneddoto. Si tratta di cultura del territorio. Se mi permettete una brevissima digressione personale, io vengo da una famiglia che si direbbe oggi un po' un melting pot regionale. Da parte di madre sono pugliese, da parte di papà le origini sono in parte sarde e in parte istriane. Bene, io mi ricordo, così mi sento di condividere con voi questo piccolo ricordo, mia nonna, per l'appunto materna, la nonna pugliese, che andava disperatamente cercando quella determinata cima di rapa per fare le sue orecchiette con la pasta che tirava tutte le domeniche, e non la trovava mai. E rimpiangeva la burrata, così come il nonno paterno invece cercava il sapore del pecorino o di certe erbe sarde che non si trovavano, come il mirto ad esempio. Bene, io soltanto dopo ho capito quanto questa ricerca di quei sapori fosse in realtà un tentativo di spegnere la nostalgia, di quanto valore identitario c'è. Ci sia negli odori e nei sapori, e quanto questo aiuti, soprattutto quando poi si è lontani da casa, perché in questa maniera si ritorna alle proprie origini. Io credo che questo sarà anche un po' uno dei temi che verranno affrontati, sul valore che hanno questi prodotti, che hanno un valore certamente economico molto importante, ma hanno anche un valore, credo, comunitario e di identità. Bene, allora io direi che può cominciare Sergio Simeoni raccontandoci un po' la storia dell'osservatorio, e per capire anche, ti do poi il mio microfono, così facciamo prima, quale ruolo le sagre per l'appunto possono avere nella promozione di questi prodotti. Siamoindiretta.com per moltiplicare i presenti, per farsi ascoltare ovunque. Servizio di diretta streaming e podcasting di vivaradio.it a cura della testata giornalistica euroregionenews.eu.